Ciao a tutti ragazzi, sono Termin, bentornati in questo nuovissimo video della serie Dietro il Beat. Oggi vedremo Broski di Da Supreme con Mahmood. Il pezzo come sempre mi è piaciuto molto, soprattutto per questa chitarra che ha usato Da Supreme, che è molto particolare. Prima che inizi il video volevo ricordarvi che è uscito il mio primo drum kit con tutti i suoni che utilizzo nelle reprod, nelle mie produzioni. Potete trovarlo in descrizione, sul mio profilo Beatstars, lascerò il link. Potete acquistarlo con tutti i metodi di pagamento. Il prezzo è di 15 euro e lo lascerò solo una settimana, quindi avrete tempo fino a venerdì prossimo. Vi consiglio veramente di andarlo a cercare. Dentro ci sono circa 200 suoni che vanno dalla trap al reggaeton, utilizzati da tutti i top producer italiani. Grazie a tutti quelli che lo acquisteranno, poi in caso mandatemi le foto in DM su Instagram. Quindi adesso vi lascio il video. Direi che possiamo cominciare. Io come prima cosa ho provato a ricreare la chitarra tramite dei VST. Io, ovviamente, essendo vera quella che ho utilizzato da Supreme nel pezzo, non è uscita proprio uguale. Nel pezzo ci sono più melodie, la prima è questa. Ho utilizzato la Bluesy Lead di Omnisphere come suono e l'ho unito anche a una chitarra di Kontakt. E poi ci ho messo anche degli effetti sopra, che sono Guitar Rig con questo preset, End in a Bottle, preset famosissimo. E poi un po' di riverbero e ovviamente un Imager Stereo. La seconda melodia della chitarra è questa. Per quanto riguarda i drums, abbiamo un clap semplicissimo, in questo modo. Ho pitchato un po' verso l'alto di due semitoni. Hi-hat, two-step semplicissimi. Che cambiano solo nel ritornello con un po' di roll in questo modo. Poi abbiamo questo bongo. Perk classicissima, utilizzatissima. Poi un kick. Che si alterna con quest'altro pattern in cui si aggiunge semplicemente questo kick qui alla fine. Poi abbiamo l'808. Per l'808 ho utilizzato un sample che non ha quasi per niente attacco, in modo da farlo sembrare quasi un sub. Infatti credo che Da Supreme abbia utilizzato un sub in questo pezzo. E il pattern è così. Ora, essendo che il sample che ho utilizzato io di 2-8 era su una nota troppo bassa, quindi ho dovuto metterla di un'ottava più alto, probabilmente questa variazione qui non era in questo modo, ma bensì era così. Quindi ho provato lo stesso a ricrearla in questo modo. Poi abbiamo uno shaker che fa destra e sinistra con il pan, quindi sono andato a modificarlo in questo modo, e viene così. Nascosto dagli altri suoni, inoltre, abbiamo questo suonino elettronico che è una specie di lead che ho ricreato con Massive con il preset C64 Stab. Potete trovare dei suoni del genere anche cercando dentro Omnisphere sotto la voce sample, cercando ad esempio Cheap Arcade se non sbaglio, o anche Sid. E io ho trovato un suono molto simile che se non sbaglio dovrebbe essere il Sid Arp 7. Però alla fine comunque ho preferito utilizzare quello di Massive e il tutto viene fuori così. Ci ho messo sopra un po' di effetto tremolo con il Tremolator di Soundtoys. E per quanto riguarda, diciamo, l'inizio, il tutto viene così. Nello stacco prima del secondo ritornello poi abbiamo un organo che ho ricreato sempre tramite Massive utilizzando questi due preset, EV Organ 2 e Digital Pipe Organ, e viene così.
questo organo rimane anche dopo nel drop per il ritornello, insieme a tutti gli altri suoni e al cambio di hi-hat che abbiamo visto prima. Il pezzo essenzialmente è questo, diciamo che gli unici cambi che abbiamo sono il kick che si aggiunge in più, che vi ho fatto vedere prima, gli hi-hat e il bongo che nella strofa di Mahmood ha alcuni roll, tipo questo qui. E quindi diciamo che il pattern diventa in questo modo. Ovviamente il pezzo poi è arricchito anche dai vari tagli che vengono fatti dopo la rec della voce. E prima della strofa di Mahmood c'è anche questo 2-8 che diciamo sale di un'ottava in questo modo. Viene fuori così. Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video e vi ringrazio come sempre se siete arrivati fino alla fine. Vi ricordo di lasciare un like e un commento se il video vi è piaciuto. Sul mio canale trovate le due playlist, una dedicata agli altri video di questo genere e l'altra dedicata ai tutorial di FL Studio. Inoltre in descrizione trovate il link al mio Instagram e al mio gruppo Telegram, quindi andate a seguirmi e unitevi. Bella e al prossimo video!